al ragazzo, quindi l'area educativa, l'area tecnica, l'area tattica e l'area condizionale e coordinativa. All'interno di questo le parole chiave sono sostanzialmente due: la mente, proprio intesa come chiave, e il ragazzo, il giocatore, inteso come protagonista. Questo mi sento di dire che è un po' quello che racchiude in tre parole tutto quello che è il settore giovanile. Confermo che le nostre attività per quanto riguarda l'attenzione sul junior, no? Io così mi sento di chiamarlo, va avanti, è già partita in pratica la nostra stagione, non solo perché le attività agonistiche si stanno già allenando, ma proprio per quanto riguarda anche le attività esterne, e quindi io arrivo oggi da questa località dove siamo con i 2003, la prossima settimana arriveranno i più piccoli. Naturalmente questo è, diciamo così, io non voglio scegliottare una prima squadra, non è un ritiro, non può essere considerato soltanto un ritiro, ma è qualcosa di molto di più, perché comunque viviamo a contatto 24 ore con i ragazzi, da una valenza educativa molto alta, quindi soltanto un piccolo aneddoto: non solo si devono tenere pulite le camere e farsi letti, ma a turno servono in tavola e occupano, ovviamente, quindi c'è tutta una sfera intorno educativa che va molto molto al di là di quello che è soltanto la componente tecnica. Su questo andremo avanti anche l'anno prossimo, ovviamente, proprio perché crediamo che sia questa la strada giusta. E concludo subito dicendo che una delle caratteristiche, proprio nel contesto che vi stavo dicendo, no, proprio inteso come ragazzo protagonista, si inserisce all'interno della nostra attività tecnica il PT, che è esattamente un programma tecnico individuale che viene svolto da tutti gli allenatori del settore giovanile a turno con le leve dell'attività di base. Quest'anno sono accentrate sui 2006, 5 e 4. In pratica che cos'è? È un allenamento specifico stabilito dai tecnici che va a curare quelle che sono le carenze in pratica dell'individuo.